E guardate come cambia la freccia, ragazzi. Incredibile! Sembra digestivo. Anzi, è più grande. Guardate cos'è successo! Buoni esperimenti, ragazzi. Ciao, ragazzi! Gli scienziati sono tornati! E alla grandissima, perché Lisciani ci ha inviato il nuovo kit della collezione M Genius Science con 120 esagerati esperimenti in grande laboratorio della ricerca scientifica! 120 esperimenti? Noi gli faremo almeno il 10%! Diviso 2 per 14 per 21. È partita! Per logaritmo 427, stellina, cuoricino, cerchietto, quindi ne faremo ben 12! Esperimenti, ragazzi! Via le scatole! Bravo Nicolò, mettiamo ordine, scienziati! Giusto! E diamo un'occhiata a cosa c'è all'interno di questo mega set! Che è 2 in 1, perché comprende anche un microscopio, tantissimi accessori, bello, materiali, un manuale per i 120 esperimenti, sono proprio 120, ragazzi. E attrezzature. No, io divento pazzo perché il microscopio è giallo e io adoro il giallo, ragazzi. Abbiamo già un vetrino per andare a dare una sbirciata, più vetrini aggiuntivi per realizzare le nostre osservazioni. E la scienziata farà una magia! La luce! La luce! Incredibile! Ragazzi, c'è anche il cacciavite. Beh, in effetti è utile per inserire le batterie all'interno del microscopio, non essendo incluso nella confezione. Quindi ricordatevi sempre di dare energia al vostro microscopio. Questo credo che sia amido. Poi abbiamo materiale per gli esperimenti ottici. Ci sono esperimenti di diverso genere. Ma io direi di iniziare subito dal microscopio. Vedo Nicolò abbastanza preso. Cos'è? Quello è un tessuto vegetale. Si distinguono molto bene le cellule, i nuclei. Dai, lo vediamo anche noi, Mate. Sì, e lo mostriamo anche a voi, ragazzi. Istruzioni per utilizzare un microscopio ottico. Si comincia sempre dall'ingrandimento minore per mettere bene a fuoco e quindi centrare siamo il campione. 100x. E poi si passa al successivo 400. E poi il successivo ulteriore 1200. Bello. So provare. La luce poi si può regolare, ovvero si può alzare o abbassare grazie a queste rotelline. Ovviamente si può mettere anche a fuoco, giusto? Sì. Per me che gli occhiali è fantastico. Primo esperimento. Pazzo. Oh. Usiamo proprio il microscopio e analizziamo. 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 Il pelo. I peli. Sì. I peli di chi? Di trilli. Bella, bella idea! Io mi confronterei con del pelo umano. E quale? Tuo. No, Nicolò, perché hai detto papà? Vabbè, iniziamo con Trilli intanto. Via, tutti alla sua casetta. Casualmente la signorina sta mangiando. Diciamo che è il suo sport preferito, ecco. Soprattutto il fieno, che è il suo cibo proprio importantissimo, perché deve farsi i dentini che crescono sempre. Hai già trovato il pelo? Sì. D'altronde Trilli, dovete sapere, si toiletta tutto il giorno e quindi si pulisce e grattugiandosi, cioè accarezzandosi, cade il suo peletto, esatto, che adesso annusa ed è stato preso con le pinzette, perché siamo veri professionisti. Pedendal, la ringraziamo con un premietto. Grazie Trilli per il peletto. Buoni esperimenti, ragazzi. Posizioniamo il campione sul vetrino. A 100x si osservano dei filamenti. A 400 si inizia a osservare il pigmento rosso. A 1200 il nostro pelo sembra un bastoncino diviso in pezzettini colorati. Sì, lo vedo. Papà, è un mezzo di istruzione. No. Meglio le forbici. Brava, no. Mate. Sentite, volete un pelo? È arrivato adesso a prendermi i peli. No, 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 no. Volete un pelo del braccio, delle gambe, del naso? Braccio va benissimo, braccio, grazie. Ok, bene. Allora, vi dono il braccio. Sì, ne basta uno, eh. Matti, basta, basta! No! Mi hai fatto uno. Il tappo al braccio? Sembra più sottile. Veramente, eh. Ingrandite. Adesso ci siamo abituati a guardare in ingrandimento grande, per quello. Anzi, è più grande. Oh, l'avevo detto. Adesso io proviamo. Trilli è più delicatina, piccolina. I miei peli sono giganti. Ed estate, quando mi abbronzo, diventano anche chiaretti e biondini. Matti, come siamo? 1200? È enorme. La prossima volta ti do una motosega per tagliare. Anche no. I peletti dal vediamo mio braccino. Guarda che grande. Adesso analizzeremo quello che sembra un pelo, ma in realtà è filo. Prego, assistenti. Cosa vi aspettate di vedere senza fare la crocca, ragazzi? È bello. È bello? È gigante. Bellissimo. È più grande del mio pelo? Sì. No, sono stato battuto dal filo, non ci ovvio posso credere. Se vai a 400 non ho proprio speranze, ragazzi. Gigante. A 1200 si vedono anche i filamenti. Ecco, quelli io non ce li avevo. Salutiamo il microscopio. Ciao microscopio. Ciao microscopio. E andiamo a vedere cosa succede con i pomodorini. È il bello di questi esperimenti, poi potete li provarli. Li possiamo anche assaggiare prima.
cosa? Li potete assaggiare e potete provarli anche voi a casa, come il 36. Galleggia oppure no? Matilde, metti il pomodorino nell'acqua. Fai un po' di zucchero. Quello non è zucchero. Il pomodorino. Quello è sale, ragazzi. È andato? A fondo. A fondo. Decisamente. Mettiamo il salino. Ah, adesso ho capito, adesso galleggia. Tu dici? Regina della frusta! E anche della pipetta! Adesso funzionerà? Ma certo, la scienza è scienza! Incredibile! Perché? Sta galleggiando. Perché? Perché è cambiata adesso la densità della soluzione, no? Quando mangiamo facciamo tante briciole. Già. Voglio anch'io quel biscotto. C'è un modo scientifico per raccoglierle. Ma come si fa? Gonfiamo un palloncino, questo era in dotazione nel set. Lo strofiniamo con energia sui nostri capelli. No, ma sui capelli degli altri. Sui capelli degli altri. Vanno bene anche i nostri. E avviciniamo poi il palloncino alle briciole. Ta-da! Vedete? Che succede? No! Si raccolgono! Non ci credo! Così fai la vedere. Vostra mamma non si accorgerà che avete mangiato i biscotti! Vai, sfrega ancora bene! Aspetta. Però non dalla parte delle briciole. Esatto, perché sennò... Dai, che ti aspetto a livello briciola! Incredibile! Per un attimo ho tirato su anche il briciolone. Strofinando il palloncino sui capelli l'abbiamo elettrizzato, rendendolo quindi capace di attrarre piccoli oggetti leggeri. È la forza elettrica in azione. Ora utilizziamo il sostegno a disposizione per andare a indagare l'equilibrio. Corpi appesi in cerca di equilibrio. Assistente De Fustella, l'oggetto. In dotazione. Esatto. C'è il corpo alla ricerca di equilibrio. Assistente Vite Rossa, molto gentile. La vite rossa ci serve per apprendere il nostro corpo. Ora lo faremo oscillare per vedere che posizione assume. Oscilla, oscilla, oscilla. In qualunque posizione andiamo ad appoggiarlo, lui troverà un suo equilibrio. Ora troviamo il baricentro e con il regalo in dotazione andremo a tracciare una linea con una matita verticale dal foro fino in fondo. Eccola qua. Adesso abbiamo sospeso la figura all'altro buchetto e ritracciamo la riga sempre che va giù dritta dritta sul tavolo. Il punto di incontro tra le due linee è il baricentro. Vediamolo. Eccola qua. È lui. Settimo esperimento. Da questa parte o forse no? Lo vediamo con la freccia. Abbiamo disegnato una freccia su un foglio di carta. Lo potete fare anche voi a casa questa. Mettete il foglio su uno stand di modo che ce l'avete lì ben piazzato. E poi la freccia indica Nicolo. Chiaramente. Ma se Matilde mette la bottiglia davanti, togli la manina, indica di là. Ma dai. Sì sì sì, guardate. Adesso ma arrivo veramente bene con la telecamera. Guarda, indica dall'altra parte, chiaro. E lo si vede man mano. Nel senso che l'esperimento, in realtà siete stati curiosi, prevede di lasciare lì una bottiglia. Vedete che si vede così. E poi versare dell'acqua. L'acqua sale sale. E guardate come cambia la freccia, ragazzi. Incredibile! L'ho vista svoltare da una parte all'altra. Ma dai. Per questo esperimento ci serve lo specchio in dotazione con una pellicina sopra di protezione, sì. E una torcia. Puntando la torcia verso lo specchio, la luce viene riflessa a 90 gradi nella faccia della mamma. Esatto, punto qua e la luce colpisce me. Non io ci credo. Giro lo specchio. Il mio ananas! Il mio ananas! Salvatelo! Prova a colpire il gelato, Mati, quello che c'è là dietro. Prova tu, sono proprio curioso. Colpito! Già fatto! Anch'io! Ma come hai fatto? Tu cosa colpisci, Nicky? Te. E vediamo se ci riesce. Così, facile. Tic! No, così no! Sciocchina! Allora, colpiti ragazzi, ci ha colpito! Amido di mais, 5 cucchiai, andiamo a metterli in questo contenitore. Bacinella anch'essa compresa all'interno del set. Andremo a realizzare un fluido non newtoniano. Non, provate a dire veloce non newtoniano. Non newtoniano. Non newtoniano. Non newtoniano. Bravissimi. Poi, Matti, andiamo a mettere un po' d'acqua. Un po' alla volta. Ecco, e mescoliamo. Guardate cos'è successo! È un liquido. È un liquido, guardate. Sì. Matti, dai un bel pugnetto, una ditata. Ma è duro? Ma come duro se era liquido? Non riesci a toccare il fondo. Io continuo a dirti che è liquido. Oh! Guarda, come fa a essere duro? È il non newtoniano. Sembra che vada contro le leggi di gravità. In realtà, qua gocciola. Wow, ma se vai su di lui con forza, non riesci praticamente a mescolarlo. Prova a mescolarlo, Nicky. Voglio proprio vederti col cucchiaio. Andami. Sai la forza di mescolarlo. Ma dopo si appiccica le mani, come ci metto? Ebbene, questo è l'esperimento 95, miscuglio speciale. Vedere proprio la reazione che si ha andando a mescolare questo speciale composto. Mentre il 96 era proprio il fluido paraurti, cioè andare a colpire questo fluido e vedere che... Cioè, guarda, questo. Lui risponde. Ah, abbiamo creato una specie di superficie. Così è liquido. E così è liquida, ma se ci passi sopra,
Vedi che liquido che torna come era prima? È vero. Però se fai così è duro. Mentre ci si lava prima e dopo un esperimento. Non stavo giocando. Noi versiamo dell'aceto in un bicchiere. Vada assistente. Pieno. E fate. Sì, a tre quarti. E fate sempre gli esperimenti supportati da un adulto su superfici che potete lavare e con vestiti che potete lavare. Benissimo. Perfetto. Adesso serve un gessetto, quello che tu hai usato prima per fare i conti all'inizio del video. Come farò a fare i conti? Adios. Il gessetto, sì, dai. Entra all'interno. Frizza? Sembra digestivo. È vero. Guarda come frizza. Oppure sembra le bombole da bagno, quelle... Le bombe da bagno. Le bombe, non le bombole. Sì, le bombe. È l'azione dell'aceto che è un acido e che quindi aggredisce il gesso. Tra un po' non resterà niente del mio gesso. Oh, non andate a scuola con un bicchiere di gesso. Se l'ho mostrato alla professoressa. Di aceto. Sì. Di aceto, giusto. Se l'ho mostrato alla vostra maestra, professoressa, le verranno i capelli dritti. Ci sono le lavagne digitali adesso. Hai ragione, giusto. Però questa cosa è bellissima. È l'effetto, eccolo qua, delle piogge acide. Secondo i miei conti dovremmo essere all'esperimento 12, l'ultimo! Ma quella lavagnetta fa sempre 12, Mate. 12? Secondo me. C'è scritto! Allora, come ultimo esperimento faremo il tornado in bottiglia. Riempire una bottiglia in dotazione, poco più di metà di acqua. Poi abbiamo un connettore. Sì, noi ci aggiungiamo un po' di colorante, però. Ah sì, così l'effetto è ancora più tornado. Colorante alimentare, lo trovate proprio nella corsia dei dolci. Basta, basta, Mati. Il colorante connettore, scende. Connettore, altra bottiglia. Il connettore connette le due bottiglie. Mi raccomando, stringere bene. Se no, altro che tornado, viene. Abitate in senso orario. È vero. In casa. Capovolgiamo. E ruotiamo! In questo modo dovremo iniziare a vedere un vero e proprio vortice, tipo tornado. Eccolo lì, che si è formato nella parte superiore e pian piano scende in quella inferiore. Chi vuole provare? Io! Tutti, anch'io voglio provare! Dai, tornado! Eccolo! Ecco che è arrivato! Ma è bellissima questa cosa! Uno, due, tre! Attenzione, state molto lontani dagli scienziati che fanno questo esperimento pazzo. Sì, 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 eccolo. Bello questo tornado qua. Sta uscendo dell'acqua. Stupendo. Hai shakerato troppo. Hai svitato il tavolo. Tranquilla mamma, stavo solo shakerando. Voglio proprio chiedervi adesso qual è l'esperimento preferito del giorno. Nicolò dice tornado. Matti, tu cosa dici? Anche questo, sì. Sì, anche questo. E voi ragazzi, fateci sapere qual è stato il vostro esperimento preferito del giorno sul nostro profilo Instagram GBR. Ci vuole pazienza, forza e decisione. E il tornado? Ritornato un'altra volta. Dai tornado, torna. È tornato il tornado. E se questo video ragazzi vi è piaciuto, mettete un pollicione. E ricordatevi di sperimentare sempre. Guardate, magia, l'acqua non scende. Incredibile. Perché c'è aria. Fantastico, io vedo anche l'ananas girato da parte a parte perché attraverso la bottiglia. E ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. Ciao.